Siete su Radio Sound, do il benvenuto qui su Radio Sound alla direttrice didattica di Lumen, Scuola di Naturopatia, Milena Simeoni. Buongiorno Milena. Buongiorno Sara e grazie dell'opportunità. Grazie a te. E siamo qui oggi per parlare di un fatto importante, perché questa settimana la Commissione europea ha ricevuto le firme dell'iniziativa dei cittadini europei End the Cage Age. Di che cosa si tratta per chi non lo sapesse? Allora, nel 2018 è stata lanciata prima un progetto e poi una istanza dei cittadini europei. È stata presentata al Parlamento europeo. Che cos'è? È una proposta di raccogliere delle firme per terminare l'era delle gabbie. Infatti si chiama End the Cage Age ed è stato un successo straordinario, perché abbiamo raccolto le 170 associazioni in 18 stati membri, sì, dell'Unione Europea. Abbiamo raccolto 1.400.000 firme di cittadini che chiedono di porre fine a questa pratica, che è l'allevamento intensivo con uso di gabbie. Sì. Perché? Perché consapevoli che fa male agli animali, che vivono una vita che noi non vorremmo vivere, sicuramente poco umana, e fa male all'ambiente. Oggi lo sappiamo essere causa di forte, uno dei fattori di inquinamento più importanti, e anche, siccome gli animali in gabbia devono necessariamente essere trattati con antibiotici, anche di quelle che sono le morti per antibiotico resistenza, che in Italia sono registrate intorno a 10.800 nel 2015. Quindi sono direi tante. Un'azione fortissima. Ben venga che ci siano state tutte queste firme per questa iniziativa importante. Esatto, l'ha promossa CVF, che è una organizzazione internazionale che quindi appunto ha guidato questa coalizione di 170 associazioni in tutta Europa. In Italia siamo in 21, oltre a Lumen ci sono le altre 20 di fama importante. Oltre alla CVF Italia possiamo ricordare la LAV, Terra Nuova, il Fatto Alimentare, Animal Equality, eccetera. Non vorrei togliere tempo, ma sono veramente 21 grandi realtà che hanno lavorato in modo coeso, tutti per un medesimo obiettivo. La cosa interessante è che questa ICE è stata una ICE di grandissimo successo. È tra le 75 iniziative registrate negli ultimi 8 anni come più di successo, è la terza per numero di firme raccolte, è la prima ICE di successo a favore degli animali negli allevamenti. E direi bene, che quindi è stata un grande, grande, grande lavoro, e attendiamo che la Commissione nei prossimi 6 mesi faccia le sue valutazioni e speriamo vivamente che tenga in considerazione una gran voce. Assolutamente, assolutamente. Quando ci si unisce si riescono a fare grandi cose, Milena. Sono d'accordissimo. In Italia pensa che sono state raccolte 90.000 firme. Abbiamo anche chiesto, è stata mandata una richiesta da CVF, è stata chiesta al Ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, e al Ministro della Salute, Roberto Speranza, di sostenere questa iniziativa in sede europea. E arriveranno appunto questi fondi e chiediamo che vengano anche investiti per supportare la transizione ad un sistema di allevamento che sia più rispettoso per il benessere ambientale, animale, ambientale e umano. Assolutamente. Ringrazio veramente tanto, grazie anche per il lavoro che fate tutti quanti i giorni, Milena Simeoni, direttrice didattica di Lumen. Grazie Milena. Grazie Sara e grazie, una buona giornata a te. Grazie anche a te. Ciao.